Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara guidata. La macchina elettrica è? È come una figlia che non se la dà. Ciao ragazzi, buonasera, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che vi trovate su questo canale, nel quale si parla principalmente di macchine, ma macchine storiche, macchine sportive, macchine che hanno segnato il cuore degli appassionati, quindi anche macchine normali, perché non per forza bisogna essere così cultori di macchine costose o icone, si può essere anche cultori di una Ritmo, di una 128, come nella fattispecie di una C200 aspirata di uno di voi che purtroppo ci ha anticipato, e quindi la famiglia mi ha chiesto di occuparmi di questa vettura e di intercettare essenzialmente un appassionato che abbia il tempo, la voglia, la possibilità di custodirla come ha fatto Alessio, cioè senza alcuna logica di carattere economico, ovvero sia, adesso la vedrete, sono andato a fare un giro, poi comunque sul mio canale qui basta che scriviate C200 e trovate due video nei quali io la provai proprio con Alessio. Da allora vi dico, come la vedrete invece nel video che ho fatto adesso proprio nel box molto veloce, scoprirete insomma che la macchina è assolutamente in condizioni intonse pari al nuovo, se non per il sedile del guidatore che è in pelle e ha delle piccole venature che vanno lavate, sistemate, ma stiamo parlando veramente di una stupidata, niente, stiamo parlando di una macchina con alternatore nuovo, sospensioni nuove, vernice nuova, tutte le fatture dei lavori fatti da quando praticamente dal primo proprietario e nei 5 anni che l'ha posseduta Alessio, tetto apribile, 4 vetri elettrici, è una Elegance, ha appena fatto lavori ragazzi, soltanto nell'ultimo periodo c'ha più di 2000 euro di fatture di lavori fatti, come ho cercato di spiegarvi anche nel video davanti a lei, al limite vi allego anche qualche foto. Allora, la richiesta la sentirete, la capirete verso la fine del video che ho fatto. Non è paragonabile a un oggetto argento senza storie che potete trovare online a 3000 euro. Noi ne chiediamo almeno 5000, considerate che la macchina è ASI del 94, il passaggio è ridotto, quindi insomma chi la compra non deve spenderci un euro, che sia uno, se non per quello che ho detto di trattare il sedile del guidatore che essenzialmente va pulito ragazzi, macchina veramente tenuta in maniera da appassionatissimo, cioè i lavori che sono stati fatti alla carrozzeria, perché come sentirete nel video ultimamente purtroppo ha sbagliato qualche manovra in box. Comunque ragazzi, qui c'è bisogno di un papà che si porti a casa una versione aspirata, la preferibile per consumi, affidabilità e quant'altro, nel senso che ci sono meno cose che si possono rompere, di solito sono anche macchine che sono state meno tirate, le aspirate, rispetto ai compressor che all'epoca con i loro 192 cavalli in luogo dei 136 che ha questa, perché sì, gli stessi cavalli del 200 T16 valvole se non ricordo male, forse qualcuno in più, già feci un errore durante il video, chiedo scusa. Però forse perché la paragonai al 2008 valvole da 122 cavalli, vabbè, ad ogni modo ragazzi la macchina è veramente bella, io l'ho guidata, cioè soltanto aveva la per dire ragazzi, aveva la pugnata che aveva il volante in pelle, il volante è nuovo in pelle, montato qualche mese fa, il tetto apribile è stato revisionato, sistemato all'epoca, che è uno dei difetti che possono avere appunto queste Mercedes, l'alternatore nuovo, le cinghie sono nuove, il tagliando è nuovo, doppio treno di gomme nuovo sia estivo che invernale su doppio treno di cerchi, ragazzi, cioè veramente non perdete l'occasione, se avete voglia di una macchina affidabile ancora con dei criteri di qualità abbastanza alti per Mercedes, le precedenti erano ancora meglio, però questa ancora c'è della qualità, lo vedi, non fatevela scappare. Io so che nel mio canale mi seguono sia privati che collezionisti che concessionari che commercianti, lo dico ai commercianti, è una vettura ragazzi che potete mettere in salone
e non ha da spenderci veramente un euro. La potete guardare tutta sopra, sotto, dentro, non c'è un filo di ruggine ormai incidentata. È veramente un oggetto pronto e secondo me anche tranquillissimamente garantibile. Si dice garantibile, non lo so ragazzi, scusate, ho la testa un po' che frolla, perché che frulla, perché fa sempre un po' specie, sapete, fa molta specie pensare che un tuo coetaneo se ne sia andato così presto, e quindi perdonerete se non sono qui a fare i pigliegli, insomma. Però ciao Ale, la macchina va da qualcuno che sappia e capisca cosa ho appena detto. Mi raccomando, non fatevela scappare, è un ottimo modo per entrare nel mondo delle auto storiche. Un video, e vi faccio vedere anche qualche foto per capire così come sono tenuti tutti i documenti, le cose, perché merita veramente. Ciao ragazzi, buon proseguo di video e iscrivetevi al canale e ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Trovate la mia mail in descrizione qui nel video, bruce.carman@gmail.com, se siete interessati. La macchina è visibile a Milano, doppie chiavi, triple chiavi, c'è tutto ragazzi. Benzina, girare la chiave e andare. Ah, mi dimenticavo, 145.000 km. Infatti Alessio l'ha comprata da un signore che se l'è venduta per raggiunti i limiti di età, cioè avevo 87 anni quando gliel'ha data. Vi ho detto tutto. E se l'è comprata nel 2019. Ciao ragazzi, io vorrei che voi foste qui dal vivo per vedere Alessio come tiene le macchine, come teneva purtroppo. Allora, se io inizio a tirare fuori la lista di tutti i lavori che ha fatto, di interni, meccanica, tagliandi, il cielo, carrozzeria che appena c'era un segnetto, gomme nuove, doppio treno di cerchi con termiche, riverniciata completamente, ma era bella, non era assolutamente incidentata, 2.500 euro, appena fatto altri 700 euro di lavori più altri 500, insomma ragazzi, lavorava là da Calessio ed era un non un preciso, di più, quindi aspetta apribile. Interno in pelle, 145.000 km, guardate che preciso, guardate, cioè volante in pelle, nuovo di zecca, la macchina è perfetta, ha soltanto da sistemare un po' i sedili che vanno puliti e trattati, ma niente di che, sono veramente belli ed è un attimo farli venire puliti con le, per esempio, sapienti mani di Paolo Panella dei Salvapelle. È una C200 del 94. Quindi gode già dei benefici, insomma è anche ASI la macchina già, e niente, cerchiamo una persona che capisca l'amore, la qualità e le condizioni assolutamente perfette della vettura. Non c'è da spenderci un euro, c'è da prenderla, salirci. Ha appena fatto l'alternatore, ecco una cosa che non mi ricordavo, alternatore tagliando cinghie. Poi Alessio, quando si è accorto di star male, aveva toccato un guardrail, quindi è stato fatto il paraurti davanti e è stata data una rinfrescata anche al paraurti dietro, perché aveva toccato, perché insomma ogni tanto aveva dei mancamenti. Macchina tutto, doppie, triple chiavi, fatemi un'offerta, consapevoli del fatto che non la daremo di certo via a 2000 euro, ma a 5.000, qualcosa del genere, chiamatemi, portatevela a casa che è nuova e solo chi conosceva adesso può capire il grado di perfezione meccanico e estetico della vettura. Fatemi sapere, scrivetemi in privato se vi interessa la macchina a Milano e ve la faccio vedere subito.